Il gatto Menego non era né magro né grasso. Aveva il pelo grigio, con delle strisce marrone scuro e marrone chiaro, due occhi gialli e verdi che cambiavano espressione ogni 5 secondi. Gli avevano dato questo nome perché aveva sulla fronte un disegno di peli quasi neri che sembrava una M maiuscola. Insomma, era un gatto come tanti altri, un comunissimo soriano tigrato così normale che non si sarebbe potuto scambiare con altri 100 simili a lui. Se non avesse avuto il fiocco che la ragazza gli aveva attaccato al collare antipulci. La ragazza e Menego abitavano insieme a Venezia, in un piccolo appartamento al primo piano di una vecchia casa nel sestiere di Casaleggio, affacciata su una fondamenta silenziosa. Le finestre della cucina erano proprio vicine alla grondaia e Menego aveva imparato presto ad andarsene quando ne aveva voglia. Bastava un piccolo balzo, un po' di attenzione e in un attimo era fuori. Qualcuno però doveva aver fatto la spia, perché un pomeriggio la ragazza, appena rientrata dal lavoro, lo prese in braccio dicendo: adesso ti metto un bel fiocco, così se scappi e ti incontro in giro so che sei tu e non ti confondo con nessun altro. Ce ne sono tanti di gatti come te qua intorno, e poi voglio che tutti vedano che sei il mio Menego, non devono mica pensare che sei un randagio qualsiasi. E iniziò ad aprire i cassetti e stipetti in cerca di chissà che cosa, finché non le capitò in mano il sacchetto con le decorazioni di Natale. Ecco qua, ho trovato, questo è perfetto. Menego cercò di divincolarsi, ma ormai la ragazza gli stava attaccando al collare antipulci un fiocco di stoffa blu con tante stelline d'argento, di quelli già pronti che si attaccano ai rami dell'albero di Natale o sui pacchetti per far bella figura quando si fa un regalo. Lo sollevò con la faccia davanti alla sua e gli diede un bacio in fronte, proprio sulla M maiuscola. Ma bello il mio miccio, adesso sì che sei elegante. Aio, sta fermo con quelle zampe che mi fai star male. Ehi, lo appoggiò per terra perché il gatto cominciava a stufarsi di stare in braccio e si agitava parecchio innervosito per tutta la faccenda. Menego corse in camera a guardarsi allo specchio. Rabbrividì. Figurarsi se sarebbe uscito in strada con quella roba ridicola addosso. Non sono mica un cane o un bambino, pensò. Ma il gatto, anche se rimaneva in casa da solo, non si annoiava, perché... E poi, da qualche tempo, ogni pomeriggio succedeva quella cosa bellissima e strana che Menego aspettava incuriosito, come fosse sempre la prima volta. Ad un certo punto della giornata, il silenzio della sua casa veniva riempito da una pioggia leggera di suoni, come se tante piccole farfalle gli volassero intorno cantando. Menego saltava giù dalla poltrona, si stiracchiava, poi lentamente si allungava sul balconcino della camera da letto e da lì, tra una pianta di salvia ed un alberello di rosmarino, ascoltava la musica più bella che gli fosse mai capitato di sentire in vita sua. Se era un pomeriggio di sole, chiudeva gli occhi e lasciava che la musica
lo portasse su e giù, a destra e a sinistra, come i gabbiani e le rondini quando volano sopra i tetti delle case. Quando pioveva invece, gli pareva che le gocce di pioggia che cadevano sull'acqua del canale suonassero. Insomma, niente era più bello come quella musica che riempiva l'aria del pomeriggio.